poteva iniziare meglio la sua avventura nel film, no? Sì, sono contento della prestazione che ha fatto i ragazzi, ma sono contento soprattutto per loro, perché hanno avuto una settimana difficile, una settimana che dopo la partita di Grosseto c'è stato un po' di problemi, questi ragazzi hanno subito anche un po' psicologicamente, il mio dovere è stato quello di cercare di tirarli su. Io credo in questa squadra, credo che questa squadra abbia delle potenzialità, gliel'ho detto a loro, non ho bleffato, ma ci credo davvero che questa squadra possa far veramente bene. È chiaro che devono mantenere questa concentrazione, questo furore agonistico, altrimenti in un campionato difficile come questo di Lega Pro, se abbassi un attimino i ritmi o se abbassi la tensione, può succedere che vai incontro a certe figuracce. Oggi è stata una partita che avete fatto una canale assoluto bene, poi c'è stato un leggero calo verso il fine del primo tempo. Quando c'è stato il rigore del Prato, il Prato ha preso un po' di fiducia. Sì, più che un leggero calo, diciamo, l'avversario perdendo 2-0, sai, non rischiano poco, vengono avanti, tentano il tutto per tutto. Noi dove siamo stati bravi? A concretizzare poi le azioni di ripartenza che abbiamo avuto, abbiamo fatto 5 gol, e questo deve essere, perché se non fai gol poi magari prendi un gol come è successo in altre situazioni e poi devi stare fino alla fine della partita col patema d'animo. Questa squadra deve capire che quando deve chiudere la partita deve chiudere, perché ne ha le potenzialità per farlo. Ci voleva il mister Benichini per far rinascere Giovinco, per far segnare Giovinco. Ma lui è un giocatore che conosciamo, che ha certe caratteristiche, certe qualità. Lui deve capire che il suo futuro dipende da lui. Lui deve sapere che c'è anche la fase di non possesso, deve saper sacrificarsi. Oggi l'ha fatto in certi recuperi, in certi rientri importanti, che ha dato sostegno ai compagni in un momento di difficoltà. Io, presentando la partita ai miei giocatori, ho detto: dobbiamo giocare da squadra, dobbiamo dividere il carico di lavoro, dobbiamo tutti quanti sacrificarsi a favore dell'altro, essere generosi ma non egoisti, anche provare piacere a far fare gol al compagno. Avete visto Napoli, avrebbe potuto andare da solo. Ci tengo a sottolinearlo, perché anche Napoli ha fatto una grande partita e ha messo davanti la porta Giovinco con grande altruismo. Questo è essere squadra, questo è fare calcio. Mister, dal punto di vista della condizione fisica, dopo una partita cosa ci può dire? Che squadra ha chiamato? Dopo una settimana di lavoro? Il risultato è la miglior vitamina possibile per i giocatori e per l'ambiente. Quando si vince non si sente stanchezza, si fa gol, c'è piacere di andare al campo. Io dico, abbiamo ancora 3 partite da giocare, molto importanti. Innanzitutto pensiamo a una, questa di Salerno, e poi la sosta in cui possiamo preparare la finale di campionato con Lecce e Viareggio. Ma dobbiamo avere questo furore agonistico, questa voglia. E una cosa che ho detto ai ragazzi, ho detto: dovete divertirvi, dovete andare in campo per divertirsi, il piacere di giocare, perché è un gioco. Se poi a fine partita il si mostra più bravo di noi, com'è la legge dello sport, è giusto accettare il valore dell'avversario. Però questo bisogna, dopo aver dato tutto, ora si accetta, che si va facendo calcoli. Bisogna giocare, la gente vuole che batte, chissà se la sarà il massimo, sono anche soltanto un positivo che apprezza questi ragazzi. Senta, questa storia a chi dedica? Magari il presidente che la persona che è sotto tensione, Questo non ci ho pensato, la dedico a tutti, la dedico alla mia famiglia, la dedico ai giocatori, ai miei autori che hanno sofferto questa settimana un po' ambientalmente la situazione che si era creata, la dedico alla tifoseria di Pisa, alla società, a tutti coloro, a tutte le componenti che lavorano per questa, affinché il Pisa possa arrivare ai traguardi che merita. Io qui sono venuto a giocare da avversario, eravate in Serie A, e quindi io mi auguro che nel giro di qualche anno questa squadra possa risalire nei campionati che contano di più. E qui, per quello che mi riguarda, cercherò di lavorare a questo avvenga prima possibile. Tu avevi chiesto, più che l'importanza dei principi del gioco, la risposta chiaramente è stata positiva. Su cosa pensi ancora che questi ragazzi possono migliorare? No, si può migliorare su tante cose, però insomma direi che oggi già hanno fatto una buona prestazione, un'ottima prestazione. Dobbiamo essere
meno più attenti tatticamente, dobbiamo, ho visto scalare in avanti, avevo gli attaccanti quando perdono palla mi vincolare, ma scalare in avanti apposta per mettere l'avversario in condizione di tutta palla, e chiaramente difesa doveva salire, il centrocampo accompagnare Canti. Certe volte l'hanno fatto molto bene, questa è una cosa che ho già detto al mio presidente, anche alla di campo non è facile giocare su. Quando l'avversario si chiude, quando la palla rimbalza male, visto un paio di circostanze, i miei giocatori potevano mandare in porta l'avversario, la palla rimbalzata male e poteva tramutarsi in una ripartenza importante, invece abbiamo sbagliato l'assaggio, più che benedetto nostro per colpa di questo campo. Cercheremo di migliorare. Ha fatto dopo il 5-0, insomma, tutto perfetto, ma ha fatto anche alcune scelte importanti, no? Praticamente l'installatore delle scelte, mi riferisco a Fabasuri, Mingazzini e Parfait, che non hanno giocato da minuto, perché non erano, anche se erano rientrati, erano a disposizione, non erano ancora in condizione. Allora, per quello che riguarda Mingazzini e Parfait, me li hanno dati i medici, me li hanno dati, io sono arrivato lunedì, me li hanno dati martedì e mercoledì a disposizione, io l'ho reinserito in gruppo, però sono giocatori che vengono da infortuni lunghi, e quindi in questo momento molto tanti, anche oltre alla città tecnica e anche il ritmo e la condizione atletica che hanno. Fabasso ha avuto un po' di problemi, poi domenica passata era squalificato, era entrato col Benevento time, poi dopo ha preso la missione, era squalificata a Grosseto, quindi sto cercando di recuperare, di migliorare la condizione atletica di tutti, perché c'è bisogno di tutti, io di Mingazzini, di Fasulli, di Fe e degli altri che sono stati in panchina ho bisogno, è chiaro che da parte di tutti mi devono far vedere qual è la loro condizione atletica, perché in questi campionati, torno a ripetere, oltre che le qualità tecniche ci vuole anche da pedalare. San Pietro spesso è stato in difficoltà, una buona rete in mezzo e secondo me. Ma io penso che lui può aprire un po' tutti i ruoli del centrocampo. Dopo, quando è entrato Mingazzini, l'ho spostato sul centrodestra, il centrocampo è diventato Mingazzini, San Pietro e Mannini a sinistra. Dopo è entrato Fabasulli, Mannini è andato a fare il trequartista. Ma mi è piaciuto lo spirito di sacrificio dei ragazzi, questa voglia di conquistare il risultato, questa non ci deve mai mancare. È partito più o meno dallo schema e dagli uomini salvo arma del suo predecessore, e questa, diciamo, la faccia del Pisa, faccia tattica che più... Ma noi possiamo anche cambiare, abbiamo diverse opzioni per poter cambiare, ma come ho detto ai miei ragazzi e ho detto anche a voi, quello che voglio trasferire a questa squadra sono i principi di gioco, principi in possesso, principi non possesso, perché poi tutti i moduli sono importanti, ma se non ci sono profilo, volevo questa vita ottenuta dimostrando di saper giocare anche a calcio, ma su questo non avevo dubbi. Volevo chiedere sempre, praticamente, io sempre lo stesso sistema, partivo 3-1-2, però Napoli nel finale è più spostato sulla sinistra rispetto ad Arno. Sì, no, lo volevo fare perché Napoli sa sfruttare bene l'ampiezza del campo, c'ha una gamba importante che sa andare dentro, è un giocatore che è diventato maturo, che merita anche categorie superiori, l'ha dimostrato quando sul 4-0 ha passato la palla a Giovinco, che l'ha messo davanti la porta, non è stato egoista, queste sono le cose che a me piacciono e che fanno crescere la squadra e tutto il gruppo. Posto? Grazie. 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 Grazie.